L'Impiccatorio 23 è il canto di Forese Donati. Almeno una lunga tradizione critica trova nell'incontro e nel dialogo con l'anima di Forese Donati, che occupa la seconda parte del canto in questione, il centro semantico di questo episodio e per questa via istituisce, assume a intertesto fondamentale di queste terzine e di questo canto la cosiddetta tenzone con Forese Donati, ossia lo scambio giovanile di sonetti ingiuriosi tra Dante Alighieri e Forese Donati, che proprio nel dialogo che Dante personaggio in questo canto intrattiene con l'anima di Forese Donati verrebbe riscritta in chiave palinodica. Dunque un canto che in maniera solidale rispetto al precedente e al successivo si interessa soprattutto di poesia lirica e di poesia anche dantesca, e dunque si inserirebbe bene all'interno di questa della sequenza di questi canti purgatoriali, essendo preceduto da un canto in cui l'esperienza poetica di Stazio attraverso il filtro dell'esperienza poetica virgiliana è ampiamente discussa, il canto 22esimo, e il canto successivo, il canto 24esimo, in cui appunto, come ben noto, Dante opera la ridefinizione ex post della propria esperienza poetica giovanile in chiave stilnovistica, per usare appunto la definizione che Dante stesso propone all'interno del canto 24esimo. Dunque, un canto in cui Dante parla della propria poesia e in particolare di un'esperienza poetica estremamente circoscritta, estremamente limitata allo scambio tra lui e Forese Donati, che diviene il centro semantico, il centro di gravità di Purgatorio 23, secondo un assioma critico particolarmente autorevole e longevo, anche perché avallato dall'autorevole lettura, da un'autorevole lettura di Gianfranco Contini, ribadito con ulteriori argomenti da Umberto Bosco e da ultimo ripreso in tutta la sua centralità e valorizzato in tutta la sua centralità anche da Emilio Pasquini. Ora, evidentemente questa prospettiva non può essere elusa, evidentemente bisogna riconoscere un ruolo centrale nel precedente scambio di sonetti tra Dante e Forese per l'intelligenza, per una piena intelligenza di Purgatorio 23. Tuttavia, l'esercizio che vorrei tentare oggi è lievemente differente e coincide col tentativo di offrire una interpretazione di questa riscrittura palinodica della tenzone con Forese Donati nell'ambito non solo del rapporto che il Dante della Commedia ha con la propria produzione precedente, ma soprattutto nel contesto di un'interpretazione generale e complessiva di Purgatorio 23, che si attenta a misurarne il peso e l'importanza all'interno non solo del Purgatorio, ma della Commedia nel suo complesso. Dunque, evidentemente qualche parola andrà spesa sul dialogo con Forese in rapporto alla tenzone tra Dante e costui e alla sua riscrittura palinodica, ma vorrei provare a inserire queste considerazioni minime all'interno di un'interpretazione più complessiva e generale del canto in questione, che intendo condurre non in maniera sistematica, verso per verso, ma confidando in una serie di snodi essenziali, puntando l'attenzione su alcune terzine di questo canto che consentono di inquadrare bene alcune prospettive che in un certo senso ci pongono in una specola dalla quale poter traguardare il significato profondo di questo episodio della seconda cantica dantesca. Per fare questo incomincerei proprio dall'inizio, dall'incipit di Purgatorio 23, un incipit particolarmente significativo e che dunque conviene meditare con particolare attenzione. Le due terzine di avvio di Purgatorio 23 recitano:
Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io, siccome far suoi chi dietro agli uccellini sua vita perde, lo più che padre mi diceva: figliuole, vienne oramai che il tempo che ne è imposto più utilmente compartir si vuole. Si tratta di un incipit ricorrente, topico, nella seconda Candida, che sfrutta una situazione usuale per il Dante purgatoriale, ossia quella di cogliere il personaggio Dante nell'atto di distrarsi dal proprio iter oltremondano, in questo caso nella fattispecie perché attratto dalla novità costituita dall'albero rovesciato presente nella cornice dei golosi e introdotto nel canto precedente. Dunque Dante si distrae fissando con grande attenzione, puntando esclusivamente la propria attenzione su questo albero dalla forma mirabile perché appunto rovesciata. E di contro a questa stasi, in un certo senso, dell'iter purgatoriale di Dante personaggio, si registra l'ammonimento di Virgilio, l'invito di Virgilio a non distrarsi e continuare la propria esperienza del secondo regno. Tale contrapposizione è particolarmente evidente in queste terzine, nella dicotomia tra l'invito virgiliano a più utilmente compartire il tempo concesso da Dio a Dante affinché faccia esperienza del secondo regno, evidentemente sto parafrasando il verso 6, versi 5 e 6, il tempo che ne è imposto più utilmente compartirsi vuole, e dietro a questa parola utilmente è da scorgersi un senso di ordine morale, più utilmente ai fini del percorso penitenziale che Dante personaggio, a norma di un assioma fondamentale della commedia, sta compiendo, che è il percorso di uscita dalla situazione peccaminosa che in Inferno 1 coincide con lo smarrimento nella selva. Dicevo, una contrapposizione, una dicotomia tra questa nozione di utile utilizzo del proprio tempo, del tempo concesso, che si contrappone invece alla perdita di tempo rappresentata dalla distrazione di Dante nell'ammirare questo albero purgatoriale. Perdita di tempo che Dante rimarca in maniera esplicita e puntuale proprio al verso 3, in una similitudine che serve a dar conto della propria fisionomia assunta da Dante personaggio nel guardare questo albero. La similitudine a cui faccio riferimento è quella che recita: siccome far suole chi dietro agli uccellini sua vita perde. Ed ecco, la contrapposizione è esattamente tra questo perde e il verbo perde e l'avverbio utilmente utilizzato da Virgilio. È, dicevo, una situazione utopica dal punto di vista diegetico che contribuisce a connotare questo incipit anzitutto in contrapposizione con l'incipit del canto successivo. Purgatorio 24, infatti, inizia registrando l'efficace prosecuzione dell'iter purgatoriale di Dante, anche qui per il tramite di una metafora. Nel dirlo andar, nell'andar lui più lento, sui versi iniziali del Purgatorio 24, facea, ma ragionando andavan forte, siccome nave pinta da buon vento. Dietro a questo verso, siccome nave pinta da buon vento, c'è una metafora archetipica della cultura occidentale come quella che equipara la vita a una navigazione, presente in una molteplicità di testi e dunque facilmente attingibile a Dante, ma, e questo è quello che mi importa maggiormente in questa sede, presente e particolarmente sviluppata in seno alla letteratura confessionale e penitenziale 2 e 300, laddove la topica metafora della vita come navigazione diventa immagine proprio del percorso spirituale di ciascun cristiano, che deve navigare efficacemente come una buona nave verso la propria beatitudine, verso la propria salvezza, e questa metafora viene sviluppata in maniera molto
molto articolata e complessa, individuando nel naufragio il momento in cui il peccato interrompe questa navigazione e di riflesso nella confessione la zattera di salvataggio da questo naufragio che consente appunto di riprendere la corretta navigazione. Insisto sul valore penitenziale dell'immaginario di avvio di Purgatorio 24 perché credo sia possibile spendere qualche parola in questo senso anche a margine dell'incipit di Purgatorio 23, che pure sembra sintonizzarsi su un registro più domestico, più naturalistico. E in particolare faccio riferimento alla similitudine tra Dante e colui che perde la vita inseguendo con lo sguardo gli uccellini, eh? Quindi chi dietro agli uccellini, sua vita perde. Il valore penitenziale di questo incipit è evidente non solo a livello intratestuale, nella contrapposizione tra questa perdita e l'utilità cui Virgilio richiama Dante, della quale abbiamo già detto, ma anche su di un piano più generale nella contrapposizione tra la stasi dantesca, la distrazione dantesca dall'iter purgatoriale e invece l'efficace e positivo itinerario penitenziale portato avanti dalle anime dei golosi che Dante appunto sta per incontrare, il quale non a caso è rimarcato proprio da una similitudine che è particolarmente istruttiva in questo senso. Alludo ai versi 16 e seguenti, in cui appunto la schiera di anime che cammina e incontra a un certo punto del proprio cammino Dante viene paragonata a un gruppo di pellegrini. Evidentemente il topos del pellegrinaggio è centrale per la seconda cantica dantesca, come gli studi di Carlo Del Corno hanno rilevato, qui, così come nella cultura religiosa tardo-medievale, un fortissimo valore penitenziale. L'itinerario del pellegrino è comparabile a quello sia delle anime che di Dante personaggio nel Purgatorio. In questo caso, l'occorrenza della topica comparazione tra la presenza, l'itinerario purgatoriale delle anime e i pellegrini si sviluppa in maniera particolarmente articolata. Leggo i versi 16 e seguenti. Siccome i peregrini pensosi fanno, giungendo per cammin gente non nota, che si volgono ad esse non restando, così di retro a noi, piuttosto mota, venendo e trapassando ci ammirava, d'anime turba, tacita e devota. Ecco, evidentemente lo sviluppo del comparante di questa similitudine, cioè i pellegrini, che specifica come costoro, pur incontrando una persona, un individuo a loro noto nel corso del proprio itinerario di pellegrinaggio, non si fermano, tuttavia continuano questo itinerario solo volgendo la propria testa. Evidentemente questa insistenza dantesca sui pellegrini che si volgono a guardare questa persona nota e non restanno verso 18, serve a sottolineare appunto come queste anime si conformino in toto al modello di efficace itinerario penitenziale offerto nell'ambito di questa similitudine dai pellegrini. E dunque anche in questo caso si registra una contrapposizione tra questo procedere senza cedere alle distrazioni dei pellegrini e dunque delle anime che non si interrompono pur vedendo Dante, e naturalmente un grande topos della commedia è proprio quello dello stupore delle anime per la presenza di un vivo nel loro regno oltremondano. Dunque, tra queste anime che pur assistendo a una straordinaria novità, pur incontrando una straordinaria novità, una mirabile novità come la presenza di Dante vivo nel purgatorio, non si fermano, non interrompono il percorso penitenziale, invece il Dante della terzina iniziale di questo canto, che di fronte a una novità mirabile come l'albero rovesciato che si trova nella cornice dei golosi, invece si ferma e perde tempo, perde il tempo come colui
che guarda gli uccellini come colui che appunto si dedica a questa attività distraendosi da un compito più alto, da una più utile utilizzo del proprio tempo. A questo punto conviene tornare proprio sulla similitudine tra Dante e colui che guarda gli uccellini per rilevare come questa immagine, che abbiamo detto essere di sapore naturalistico, di sapore quasi impressionistico, tradisca invece una autorevole filigrana biblica. Perché nel libro dei Proverbi, nel capitolo 10, al versetto 4, si leggono parole particolarmente prossime al senso di questa comparazione dantesca. Le parole a cui alludo sono queste: qui nititur mendacis, hic pascit ventus, idem autem ipse sequitur aves volantes. Anche qui dunque l'atto di chi insegue probabilmente con lo sguardo gli uccelli volare nel cielo è paragonato a chi nititur mendacis, che è un'espressione non particolarmente prossima al senso della terzina dantesca di per sé, ma diventa più significativa in ottica dantesca qualora la si lega con il conforto della esegesi medievale, in particolare con il conforto di ciò che un grandissimo commentatore biblico duecentesco di scuola domenicana come Hugh de Saint-Cher scrive nella sua postilla a margine proprio di questo versetto, identificando colui che nititur mendacis in colui qui confidit in temporalibus, ed evidentemente istituendo una contrapposizione particolarmente forte e significativa tra colui che non presta attenzione non orienta la propria attenzione in maniera corretta alle cose spirituali, dunque alla propria salvezza oltremondana, e colui che perde la vita guardando gli uccelli. Si tratta dunque di una immagine particolarmente significativa, che riprende nel suo complesso una immagine, dicevo, apparentemente naturalistica, tant'è che la maggior parte degli esegeti antichi e taluni tra i moderni è incline a considerare questa una similitudine tra Dante e un cacciatore. Colui che perde la vita dietro gli uccellini sarebbe un cacciatore che è intenzionato appunto a cibarsi di queste prede. E affido al commento di Francesco D'Abbuti, il quale trae argomento da questa chiosa per sottolineare come tale similitudine sia perfettamente congruo al contesto del canto 23esimo dedicato appunto ai golosi, perché appunto introduce questo tema della alimentazione e della caccia appunto poi mangiare le proprie prede. Tuttavia questa impostazione, che è pur possibile, la lettura di colui che è dietro agli uccellini sua vita perde come un cacciatore, risulta proficuamente leggibile anche dalla prospettiva offerta da un altro grande tema della letteratura penitenziale duecentesca, che vorrei introdurre con particolare riferimento alla Summa de Exemplis Naturalibus alla Summa de Similitudinibus et Exemplis di Giovanni da San Gimignano, la quale spende moltissime pagine proprio a discutere un argomento che mi sembra possa offrire qualche lume per meglio comprendere l'avvio di questo canto. Il tema a cui faccio riferimento è quello di colui che, invece che pentirsi, invece che meditare la propria condotta onde potersi guadagnare la salvezza oltremondana, perde il proprio tempo dedicandosi a dei sollazzi mondani. Evidentemente il tema centrale che abbiamo a cui siamo sottoposti qui è quello del tempus ad merendum, cioè il tempo di meritare, il tempo di questa vita, che deve essere utilizzato utilmente, come suggerisce Virgilio, per meritare la beatitudine paradisiaca. E Giovanni da San Gimignano sviluppa questo grande tema della cultura religiosa duecentesca
con particolare attenzione per la figura di colui che invece spende il tempo che gli è concesso affinché possa meritare la remunerazione paradisiaca, perdendolo, dilapidandolo questo tempo in giochi e trastulli mondani. Gli esempi che fa Giovanni di San Gimignano sono molteplici, includono il gioco degli scacchi, il gioco delle carte, altre attività curtensi, eccetera. Ma ciò che importa in questo senso è appunto poter paragonare questo ordine di discorsi al fatto che se Dante sta alludendo a un cacciatore in questa similitudine iniziale, evidentemente la caccia può essere percepita non solo, come dice Francesco D'Ambuti, come un procacciarsi il proprio cibo, ma anche come uno dei grandi svaghi curtensi del tardo medioevo, e dunque può rientrare anche in questo ordine di discorsi, che mi sembra particolarmente pregnante ai fini di questo canto, perché Giovanni da San Gimignano lo sviluppa contrapponendo la fisionomia di costui, cioè di colui che perde dietro ai sollazzi mondani il tempo che gli è dato affinché si possa meritare la beatitudine oltremondana, contrappone appunto la fisionomia di costui alla fisionomia di colui che invece utilmente utilizza questo tempo meditando, puntando l'attenzione sulla croce, sulla crocifissione. Dico questo perché il tema della crocifissione è particolarmente importante per questo canto e si trova ricordato in più di un luogo espressamente. Basta considerare, e anticipiamo lo svolgimento, alcuni svolgimenti di questo canto, basta considerare la spiegazione che Forese Donati fa a Dante della pena a cui sono sottoposti i golosi, laddove ai versi 73-75 di Purgatorio 23, Forese precisa che quella voglia agli alberi cimena, che meno Cristo lieto a dire lì quando ne liberò con la sua vena. Il riferimento è evidentemente alla crocifissione e in particolare al momento in cui il più doloroso e più drammatico della crocifissione, cioè quello in cui Cristo invoca Dio, qui citato all'ebraica, e lì chiedendogli perché lo ha abbandonato. E dunque la crocifissione ha un ruolo centrale nella definizione della pena dei golosi, ma è ricordata anche per altra via, perché, e di nuovo anticipiamo una terzina che avremo modo di leggere con più attenzione tra poco, ai versi 28-30, Dante, di fronte allo spettacolo dei golosi, per sottolinearne la magrezza, fa riferimento ad un episodio particolarmente significativo, che è quello dell'assedio di Gerusalemme. Ecco la gente che perde Gerusalemme quando Maria nel figlio die di becco. Ed è importante in questo contesto ricordare che l'assedio di Gerusalemme è narrato in un testo apocrifo appartenente al cosiddetto ciclo di Ponzio Pilato, arcinoto al Medioevo per tantissimi tramiti. Ne parla Oroso, ne parla Biondo Flavio, ne parla la leggenda aurea, ne parla Vincenzo di Bovè nello Speculum Historiale, dunque poteva Dante averne cognizione da tantissime fonti, ma ciò che importa ora sottolineare è che l'assedio di Gerusalemme è interpretato sin dall'apocrifo del Nuovo Testamento che lo narra come la vendetta di Cristo per la crocifissione, l'ingiusta crocifissione cui l'avevano condannato gli ebrei. Ed è la grande tradizione, il grande tema, il grande insieme di testi che va sotto il nome complessivo di Vindicta Salvatoris, che anche nella Toscana dantesca era particolarmente diffuso, e dunque si può vedere anche nella filigrana di questo riferimento alla gente che perde Gerusalemme, dunque agli ebrei, la crocifissione, che ha un ruolo centrale all'interno di questo
di questo canto. E ciò poteva, diciamo, può giustificarsi in riferimento a una constatazione immediatamente evidente, cioè che la crocifissione, purgando il peccato originale, ricordate il verso 75, quando mi liberò con la sua vena, è un atto in cui si purifica, un peccato che è straordinariamente complesso e articolato da un punto di vista teologico, ma è da un punto di vista diegetico-narrativo. Nella Bibbia, nel libro del Genesi, presentato come l'atto di mangiare una mela da un albero, quindi evidentemente un peccato che ha a che fare proprio con l'atto di mangiare, e dunque probabilmente è anche per questo motivo che nel canto dei golosi si registra una centralità davvero decisiva della rimeditazione della croce. Rimeditazione della croce che, tornando a Giovanni da San Gimignano, è centrale in quanto è l'attività contrapposta a quella di chi perde tempo, eh? Quindi l'attività contrapposta a colui che perde tempo dietro ai giochi e dunque non spende utilmente il proprio tempus ad merendum. E in particolare c'è un passo della Summa di Giovanni da San Gimignano che vorrei ricordare perché trovo che possa offrire qualche spunto per una migliore comprensione di taluni snodi di Purgatorio 23, ed è appunto un passo in cui, parlando di questa meditazione della croce nell'ambito di una contrapposizione tra questa attività e quella di colui che perde la propria vita dietro a dei sollazzi mondani, Giovanni da San Gimignano dice che item passionis et crucis Christi devota consideratio, amaritudinem intu dulcedinem vertit. Cioè, la prima caratteristica è quella appunto di creare una condizione paradossale ossimorica per cui l'amarezza del peccato diventa dolcezza. Questo passo è particolarmente significativo se letto dalla prospettiva del Purgatorio 23, perché una delle caratteristiche stilistiche del canto in questione, proprio di Purgatorio 23, è quella di giocare molto spesso proprio su queste contrapposizioni, su questi ossimori, scusate. Già ne abbiamo un esempio al verso 12, quando il canto di queste anime è definito tale che diletto e doglia parturie. Ma è il caso anche del verso 73-75, cioè dei versi in cui si descrive la passione di Cristo, che è appunto descritta come il momento in cui Cristo si lamenta chiedendo a Dio perché l'ho abbandonato, lieto. Quindi una lamentela lieta, un momento drammaticissimo come quello a cui Dante allude, che però è identificato anche nel suo rapporto con la lietezza di Cristo. Ma è soprattutto il caso del verso 86 di Purgatorio 23, in cui Forese Donati, nel parlare della pena a cui è sottoposto, la definisce come un ber lo dolce assenso. Quindi un assenzio dolce. E qui arriviamo proprio allo stesso ordine metaforico di cui parla Giovanni da San Gimignano, una amaritudine, un'amarezza, che si traduce in dolcezza, lo dolce assenso, dice Forese, e Giovanni da San Gimignano ricorda che la meditazione della croce, amaritudinem in dulcedinem convertit. Ma non è solo questo il punto di interesse della Summa, di questo passo in particolare della Summa, che evidentemente compendia e riprende un topos ben più diffuso, ben più ampiamente diffuso, una serie di discorsi ben più ampiamente diffusi. Dicevo, non è soltanto questo il punto che ci interessa, ma è anche il proseguio del discorso svolto da Giovanni da San Gimignano, in cui paragona, proprio per questo motivo, proprio per la sua capacità di convertire l'amarezza in dolcezza, la croce a un albero, in particolare all'albero della noce. Unde assimilatur, prosegue Giovanni, arbori nucis. E la ragione per cui è paragonato a questo albero è descritta nel dettaglio da Giovanni da San Gimignano, volendo
sintetizzare questo ragionamento, la caratteristica dell'albero della noce che Giovanni ritiene pertinente a significare questo processo di purificazione attraverso la rimediazione della croce di Cristo, che coincide con una conversione dell'amaritudine in dulcedinem. Dicevo, la caratteristica è quella che quando fruttifica questo albero, produce dei pomi, i quali producono un succo. Et talis perficus producit magna poma, scrive Giovanni da San Gimignano, itamen cum florent irrorentur lacte caprino. E questo mi sembra particolarmente significativo perché è proprio l'albero dei golosi che Dante sta guardando all'inizio del canto, ha le stesse caratteristiche. Se si prendono i versi 67 seguenti di Purgatorio 23, è forese Donati a chiarire a Dante che di bere e di mangiare n'accende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su. Per sua verdura. Quindi evidentemente anche qui, anche Purgatorio 23, abbiamo un albero che, come l'albero di cui parla Giovanni da San Gimignano nel contesto di cui si è detto, produce dei frutti, dei pomi, che a loro volta producono un liquido che Giovanni identifica nel latte caprino, in Dante è semplicemente uno sprazzo. E dunque vedete che ci si muove all'interno di una ben precise coordinate del discorso, direi natamente religioso, della cultura religiosa, proprio della cultura religiosa tardo medievale, che invita a considerare l'avvio del canto in senso tecnicamente penitenziale, in accordo con una topica propria della seconda cantica dantesca. Il centro semantico di questo avvio penitenziale del canto ventitreesimo è indubbiamente la recita, il canto da parte delle anime di un versetto biblico, e sono i versi 10 e seguenti. Ed ecco piangere e cantar sudie, labia mea domine, per modo tal che diletto e doglia parturi. Questo è il canto delle anime, ed è come chiarisce immediatamente dopo Virgilio, è il canto con cui le anime si purificano dal proprio peccato. Nei versi successivi Dante personaggio chiede a Virgilio cos'è questo suono, e Virgilio risponde verso 14-15, ombre che vanno forse di loro dover solvendo il nodo. Chiarendo appunto un aspetto di questo canto, lo aspetto penitenziale e purgatoriale, rimarcato a riconferma della sua importanza anche altrove nel canto, in particolare ai versi 64-66. Tutta esta gente, qui è Forese che parla, che piangendo canta, per seguitar la gola oltra misura, infame in sete qui si rifassa. Quindi evidentemente questo canto è il centro penitenziale del canto, questo canto del versetto biblico Labia mea Domine è il centro semantico della tematica, della filigrana penitenziale che attraversa Purgatorio 23. E il versetto in particolare che Dante mette in bocca alle anime dei golosi è un versetto proveniente dal Salmo 50, dal Miserere, ed è il versetto 17, qui citato in una forma lievemente diversa, perché appunto nella Bibbia la dicitura è Domine labia mea, mentre Dante inverte l'ordine. Labia mea domine, molto probabilmente perché ha esigenza di sottolineare la parola labia, quindi le labbra, per una ragione che vedremo tra breve. Si tratta di un versetto che non stupisce trovare qui, come ricorda Angelo Penna, nella voce dell'Enciclopedia Dantesca dedicata proprio a questo versetto, al versetto 17 del Salmo 50, si ricorda come esso facesse parte della liturgia delle ore
canoniche, dunque avesse, al di là della sua presenza in un salmo centrale importante come il Miserere, anche una fortuna, diremo così, autonoma in campo liturgico. Quindi non stupisce che Dante a sua volta lo abbia isolato dal contesto del proprio canto. Pur tuttavia, una grande costante del commentatore di questo canto, dei commenti a questo canto, coincide con l'incapacità o la difficoltà a trovare un legame specifico tra questo versetto, l'Abia mea Domine, e il peccato commesso dalle anime che lo intonano, dunque la gola. Una difficoltà immediatamente evidente qualora si consideri che la soluzione formulata compiutamente nel commento di Benvenuto da Imola, quindi la soluzione già trecentesca, secondo cui la scelta di Dante cade proprio su questo versetto perché l'enfasi è posta sulle labbra e quindi sulla bocca, in maniera tale che il canto di questo versetto attraverso la bocca, queste anime, si contrappone allo scorretto utilizzo della bocca che i golosi hanno fatto in vita, cibandosi eccessivamente, eccedendo nella propria alimentazione. Dicevo, questa soluzione già presente, così come l'ho riassunta nel commento di Benvenuto da Imola, è di fatto quella che viene riproposta quasi sempre a margine dei versi 10-12 di Purgatorio 23. Sicuramente è una notazione valida che non merita di essere del tutto accantonata, semmai merita di essere ulteriormente specificata, così come merita di essere ulteriormente specificata la osservazione di Angelo Penna, a cui facevamo riferimento prima, sul valore penitenziale di questo versetto nella liturgia medievale. Iniziando da quest'ultimo proposito, potremmo dire che gli esegeti di questo versetto, del versetto 17 del Salmo 50, ricordano quasi sempre, in maniera molto compatta, il fatto che questo versetto indica la conversione dell'orante dalla situazione di peccatore alla situazione di penitente, e la indica proprio attraverso l'apertura della bocca. Il proseguio del versetto, oltre la citazione dantesca, è: Signore, aprimi le labbra affinché io possa annunciare la tua lode. Ecco, questa lode, questa apertura della bocca per annunciare la lode di Dio è identificata con la preghiera, quindi una bocca che si apre alla preghiera e in quanto tale contrapposta alla chiusura precedente della bocca determinata invece dal peccato. Annota Alberto Magno a margine di questo versetto che la bocca dell'orante si apre propter. Peccatum prius clausa, cioè la bocca che prima a causa del peccato era chiusa. Evidentemente questo ordine di discorso permette di ulteriormente argomentare la pertinenza di questo salmo a un percorso di purificazione e di penitenza per i propri peccati che è generale, interessa qualsiasi peccatore al di là dello specifico peccato commesso, tant'è che in moltissimi commenti appunto viene sottolineato proprio come questo sia questo versetto indichi la condizione del peccatore in generale. E dunque rimane sempre inevasa la seconda domanda alla quale facevo riferimento, ossia l'osservazione secondo cui manca, almeno nella percezione immediata di ciascun lettore di questo canto, un legame stretto, preciso e pertinente tra il versetto 17 del Salmo 50 e la pena, e il peccato, scusate, di gola. Credo che questa osservazione sia non del tutto corretta. È vero che la tradizione esegetica, propriamente esegetica, non istituisce mai un legame tra questo versetto e il peccato di gola. Purtuttavia, la cultura religiosa medievale offre alcuni spunti utili a suggerire che
questo versetto, la Bemea Domini, non fosse del tutto irrelato con l'universo del peccato della gola. E innanzitutto si può ricordare che nella regola di San Benedetto, il capitolo 38, dedicato al convito, quindi al mangiare, all'atto di mangiare, al refettorio, alle attività da svolgersi in refettorio durante i pasti, dicevo, in questo contesto, riassumo il dettato della regola, dicevo, in questo contesto viene imposto al lettore, le cui letture devono accompagnare il pasto dei monaci, viene imposto al lettore di dare avvio al pranzo recitando proprio questo versetto, Domine labia mea, eccetera, che diventa, nella regola benedettina, parte di una sorta di liturgia alimentare, perché la recita da parte del lettore di questo versetto deve essere perfezionata dalla risposta di coloro che stanno per mangiare, che devono ripetere anch'essi questo versetto. Evidentemente, quindi, per questa via si può istituire un legame tra il convito, l'attività di mangiare in refettorio dei monaci e il versetto biblico che qui Dante associa all'inizio della gola. Ma non è soltanto la regola benedettina a istituire un legame di questo tipo, anche arrivando a un'epoca più prossima a quella dantesca, anche l'Albertano da Brescia, dei sermoni che pronunciò, istituisce o suggerisce questo tipo di legame, se è vero come è vero che il terzo di questi sermoni, cioè il sermo ad cognoscendum, quae sint in convivio necessaria, e quindi un testo che di nuovo affronta direttamente il problema dell'alimentazione, si apre proprio con una citazione del 17° versetto del Salmo 50, Domine labia mea aperis, eccetera. Ma è soprattutto un altro il testo sul quale vorrei puntare l'attenzione, ed è la Summa di Guglielmo Perando, la Summa de Vitis et Virtutibus di Guglielmo Perando. All'interno del capitolo dedicato alla gola, in questa somma, non si registra mai una citazione del versetto 17° del Salmo 50. Quindi, diciamo, non costituisce un antecedente utile in questo senso, nell'associare quello specifico versetto al tema della gola, al peccato della gola. Purtuttavia, il capitolo dedicato alla gola nella Summa di Perando risulta importante, a mio avviso, per un altro riguardo, cioè nel associare esplicitamente il vizio della gola alla blasfemia. È un ragionamento che Peraldo svolge soprattutto a margine di una citazione biblica dalla prima epistola ai Corinzi, che recita: Sive comeditis, sive bibitis, omnia ad gloriam Dei facite. A margine di questa citazione, Peraldo sviluppa un discorso articolato e complesso teso a contrapporre il goloso che, mangiando eccessivamente, non si alimenta, come raccomandato da San Paolo, ad gloriam Dei, e dunque blasfemo, compie un atto di blasfemia. Quello che dice Peraldo è sintetizzato dallo stesso Peraldo nel dire che costui, quantaslibet Dei laudes lingua tua resonat, vita tua blasfemit, cioè alimentandosi in maniera eccessivamente sregolata, il goloso, nonostante a parole lodi Dio, lo in realtà blasfema nei fatti, cioè contravvenendo a questo imperativo paolino. Alla fisionomia di costui, del goloso blasfemo, si contrappone la fisionomia tratteggiata sempre in questo snodo del capitolo De Gula della Summa de Vitis di Peraldo, la fisionomia di colui che invece si alimenta correttamente o comunque con moderazione. E
alimentandosi con moderazione, cioè non concedendo al vizio di gola, sottolinea Peraldo, cibus tuus et potus tuus laudant Deo. Il problema, vedete, che è esattamente quello del rapporto tra un atto, un'alimentazione blasfema e un'alimentazione intesa come lode di Dio. Ecco, trovo che sia particolarmente significativo e interessante che il versetto ricordato da Dante, messo da Dante in bocca ai golosi, abbia al proprio centro proprio il tema della lode a Dio. Abbiamo detto già nel dettato biblico, il versetto 17 del Salmo 50 prosegue oltre la porzione citata direttamente da Dante, dicendo che la bocca, l'orante chiede che Dio gli apra la bocca affinché possa annunciare le sue lodi, affinché possa lodare Dio. E abbiamo visto come l'esegesi di questo versetto sottolinea appunto come al centro semantico di questo versetto ci sia proprio l'atto di lodare Dio, proprio del penitente che intraprende un percorso penitenziale aprendo la propria bocca alla lode di Dio così come la teneva chiusa nel peccato. Ora, evidentemente, incrociando tutti questi dati, la specifica e particolare declinazione che Peraldo offre della dell'equivalenza tra peccato di gola e blasfemia risulta particolarmente pertinente nel legare il senso del versetto 17 del Salmo 50 al peccato di gola. Anche queste anime, le quali a norma di Peraldo, peccando di gola, hanno condotto una vita blasfema, ora chiedono, attraverso la citazione del labia mea domine, che la loro bocca sia aperta a una lode rivolta a Dio. Queste anime, dunque, compiono un corretto, correttamente orientato atto di penitenza. E che meglio si legge alla luce della riflessione tardo medievale sul peccato di gola, sul peccato di gola. Riflessione che è utile anche a comprendere la prima impressione che Dante ha di queste anime, alludo ai versi 22 e seguenti, Purgatorio 23. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia e tanto scema che dell'ossa la pelle si informava. Evidentemente il centro di questa descrizione è quello dell'eccessiva magrezza, un'eccessiva magrezza che sfigura l'immagine dell'uomo, la faccia, e è un'impressione centrale e in quanto tale ripetuta a breve distanza, perché ai versi 34-36 Dante ricorda che chi avrebbe ai versi 31-33 Dante nota che parean l'occhiaia anella senza gemme, chi del viso degli uomini legge homo ben avria quindi conosciuta lemme. Ora, in entrambi questi passi ciò che Dante sottolinea, ciò che Dante enfatizza è appunto la magrezza di queste anime, che è capace di sfigurarne l'effigie umana del volto, e questo è un altro elemento sul quale Peraldo insiste particolarmente nella Summa, nel ricordare che la gola ha la proprietà di sfigurare l'anima nella sua somiglianza a Dio. Evidentemente si tratta di discorsi che riprendono un tema centrale nelle riflessioni medievali sul peccato di gola, che è quello della natura fisica e corporale di questo peccato, ma la declinano in riferimento alla presenza di un effetto del vizio di gola, che è quello proprio di sfigurare l'animo, l'effigie umana. Dante riprende qui anche questo elemento e lo riprende in maniera particolarmente articolata e complessa, perché queste due notazioni a cui avevamo fatto riferimento, quindi i versi 22-24 e i versi 31-33, incorniciano la presenza di due esempi addotti da Dante per dare al lettore una migliore idea di questa magrezza. Il primo esempio è di estrazione classica, Erisittone,
non credo, versi 24, 25 e seguenti, non credo che a così buccia strema fosse il risittone fosse fatto secco per digiunare quando più nebbe tema. Il riferimento è alla vicenda mitologica del re Tessalico che per aver abbattuto un albero nel bosco sacro, in un bosco sacro acerbo, viene punito con una fame insaziabile che lo induce a dilapidare tutti i propri beni, a vendere la propria figlia e fino a cibarsi della propria carne. E dunque viene addotto qui come un soggetto sottoposto a una fame insaziabile che lo porta appunto a vivere in un costante appetito. Il secondo esempio è quello introdotto ai versi immediatamente successivi, cioè 28-30, io dicea fra me stesso pensando, ecco la gente che perde Gerusalemme, quando Maria nel figlio di Ebbi-Becco. Abbiamo già visto come questa terzina faccia riferimento alla grande tradizione dell'apocrifo noto come Vindicta Salvatoris e punti l'attenzione sull'assedio di Gerusalemme e quindi su una particolare congiuntura storica in cui gli ebrei, il popolo che perde Gerusalemme, qui va notata l'antifrastica presenza di questa notazione che introduce l'immagine degli ebrei nell'atto di perdere Gerusalemme per paragonarli a un gruppo di anime che invece proprio in virtù del loro percorso penitenziale stanno recuperando la Gerusalemme celeste. Ma ciò detto, importa soprattutto che il tema della Vindicta Salvatoris serva ad introdurre l'immagine dell'assedio, in particolare un episodio che è quello che interessa Maria di Eleazzaro, la quale, stretta dai morsi della fame, si ciba delle carni del proprio figlio. Ecco, evidentemente questo è un altro esempio che è prodotto da un eccessivo digiuno, gli effetti nefasti di un eccessivo digiuno che genera un appetito eccessivo. Questo di nuovo riflette in maniera abbastanza precisa un orientamento della riflessione di epoca scolastica sul vizio della gola. Il volume di Carla Casagrande e Silvana Vecchio sui peccati capitali nel Medioevo illustra bene come da una fase monastica in cui il digiuno viene esaltato senza condizioni si passa a una fase scolastica in cui invece si problematizza il digiuno raccomandando un digiuno moderato e quindi puntando l'attenzione proprio sugli effetti nefasti di un eccessivo digiuno che mi sembra possa essere riflesso in questo tipo di discorso, di questo tipo di esempi danteschi, che riprende e completa in un certo senso gli esempi invece di positiva frugalità presenti alla fine del canto precedente, secondo una consolidata topica della seconda candida. E andrà notato la variazione secondo cui, mentre alla fine di Purgatorio 22 la sequenza di esempi è di nuovo comprende esempi tratti sia dall'universo cristiano sia dall'universo mitologico classico, come qui, ma alla fine di Purgatorio 22 gli esempi tratti dal mondo classico sono collettivi, Si fa riferimento alle romane antiche e all'età dell'oro, mentre i riferimenti tratti dal mondo cristiano sono individuali, Maria, Daniele e il Battista. In questo canto, Purgatorio 23, si ribalta questo schema per cui è individuale l'exemplum classico e risittone ed è collettivo l'exemplum cristiano, la gente che perde Gerusalemme. Presentate in maniera così complessa e articolata le anime, Dante ne incontra una. Incontra e dialoga con Maria, se abbiamo già anticipato come l'anima sia quella di Forese Donati. E questo incontro è particolarmente importante all'interno della percezione
che abbiamo in questo canto, come dicevamo, e dunque va rimeditato con particolare attenzione. Volendo riassumerne l'incedere, possiamo dire che è un dialogo che procede secondo una struttura particolarmente articolata e complessa, per cui, secondo la topica del riconoscimento di Dante, personaggio da parte di un'anima che lo ha conosciuto in vita, in questo caso quella di Forese, fa seguito una domanda di quest'anima rivolta a Dante, in particolare Forese chiede a Dante. E ai versi 52 seguenti, ma dimmi il ver di te, di chi sono quelle due anime che là ti fanno scorta, non rimaner che tu non mi favelle. A questa domanda Dante non risponde subito, ma reagisce facendo un'altra domanda a Forese, e il proseguo del canto ha in sequenza la risposta di Forese alla domanda di Dante, un ulteriore appendice, e poi dopo, solo in conclusione, Dante arriverà a rispondere a questa domanda di Forese, che dunque incornicia, la domanda di Forese che abbiamo appena letto e la sua risposta, incornicia un dialogo, un'altra parte del dialogo tra Dante e Forese. Abbiamo in parte già visto la prima domanda che Dante fa a Forese, quindi la prima di questa, la domanda che Dante fa a Forese in risposta a questa prima rivolta lì. Dall'anima, e che è relativa alla pena a cui sono sottoposte le anime. E stiamo dunque parlando dei versi in cui Forese descrive l'albero, spiega la funzione dell'albero e introduce il paragone che abbiamo visto essere centrale con la croce. Interessa in maniera particolare, avendo già analizzato, avendo già suggerito alcuni spunti per la comprensione di questo passo, interessa in particolare il proseguo del discorso, cioè quello in cui Dante si stupisce della presenza di Forese in questa cornice. Forese è morto da poco, nel 1296, lo ricorda bene Dante, ai versi 76 e seguenti: Forese, da quel dì nel quale mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non son volti infino a qui. E dunque il problema è capire come mai Forese sia riuscito a procedere in maniera così veloce e spedita nel proprio iter di penitenza, cioè purgatorio. La risposta, come è noto, identifica nella devozione di Nella, della moglie di Forese, il motivo per cui costui è riuscito a procedere così tanto speditamente nell'andia. Ora, se diciamo, per capire questo passo centrale, riferimento all'attenzione con Forese Donati, tale centralità è immediatamente evidente se si pensa che, da un lato, la punizione di Forese tra i golosi si giustifica anche alla luce del tema sviluppato da Dante in uno dei sonetti di questa attenzione, Ben ti faranno il nodo Salomone, in cui appunto Forese viene detto ghiotto di una varietà infinita di cibi, e dunque evidentemente c'è un legame con il peccato di gola. Dall'altro, l'attenzione è fondamentale anche per capire l'importanza che viene attribuita a Nella, alla moglie di Forese, nel processo di purificazione e di penitenza di quest'anima. Perché appunto proprio contro Nella, o meglio al rapporto marito-moglie Nella Forese Donati, s'appunta la vis polemica, ironica, giocosa chiaramente di Dante all'interno dell'attenzione, in particolare nel sonetto Chi udisse tossir la malfatata, che è stato spesso considerato come il testo veramente rovesciato di chiave palinodica in questa celebrazione della devozione di Nella nei confronti di Forese. Siamo ai versi 85 seguenti. Sì, tosto m'ha condotta a verlo, dolce assenso di martiri, l'anella mia con suo pianger dirotto, con suoi preghi devoti e con sospiri, tratto m'ha della costa ove s'aspetta e liberato m'ha degli altri giri. Quindi Nella diventa, in questo contesto, la vedovella mia, come la chiamerà lo stesso Forese al verso 92, che permette a Forese di procedere speditamente verso la propria beatitudine, grazie alle sue devozioni. Beh, ciò che va innanzitutto notato qui è che la riabilitazione di Nella è innanzitutto funzionale, e
e rimaniamo all'interno di questo canto e della commedia, è innanzitutto funzionale, come ha ben visto Umberto Carpi, a suggerire l'idea che Forese Donati sarà presto beato, che comunque procede speditamente verso la propria salvezza oltremondana, il che fa sistema con la menzione, l'anticipo della presenza tra i beati di Piccarda Donati, quindi di un altro membro della famiglia Donati, che Dante registra all'inizio del canto successivo, Purgatorio 24. Dicevo, come ha ben visto Carpi, tutto ciò va visto in relazione al fatto che Dante, avendo sposato una Donati, è parte di questa famiglia, e quindi la enfasi posta sulla beatitudine già guadagnata di Piccarda o prossima per quanto riguarda Forese, di alcuni membri della sua famiglia, obbedisce a una logica di autopromozione, autonobilitazione, in quanto personaggio della commedia. Evidentemente, dunque, la funzione di Nella all'interno di questo canto è particolarmente importante, perché è colei che permette appunto procedere a Forese di procedere speditamente nel proprio iter penitenziario. Ma e dunque proprio sulla riabilitazione di Nella, o meglio sulla figura di Nella, conviene puntare l'attenzione, anche perché la definizione in chiave positiva della moglie di Forese è particolarmente articolata e complessa. Perché a questa celebrazione della sua positiva devozione, capace di salvare l'anima del proprio congiunto, si contrappone un exemplum negativo invece, che è quello delle sfacciate donne fiorentine. Ma procediamo con ordine. Forese non si limita nel discorso rivolto a Dante a celebrare Nella, ma aggiunge che, versi 91 e seguenti, tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia che molto amai, quanto in bene operare più soletta. Dunque, Nella è celebrata in maniera iperbolica come l'unica, la sola donna fiorentina proba, devota. E perché, continuiamo a leggere Dante, la Barbagia di Sardegna assai nelle femmine sue è più pudica che la Barbagia ovio la lasciai. Ecco che qui si introduce la contrapposizione tra la solitudine positiva di Nella e la moltitudine lasciva delle altre fiorentine, che suscita un discorso particolarmente articolato e complesso, in cui Forese profetizza l'avvento di un predicatore che impedirà alle donne fiorentine di continuare nella loro condotta moralmente incongrua. O dolce frate, che vuoi che dica, tempo futuro è già nel cospetto, cui non sarà quest'ora molto antica, nella quale sarà in Pergamo, cioè dal pulpito, interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andare mostrando con le poppe il petto. E dunque predice l'arrivo di una riforma, di un riformatore religioso che dal pulpito impedirà alle fiorentine di procedere nella maniera lasciva che hanno nella loro condotta moralmente lasciva. Dicevo che questo discorso, in cui si introduce il polo negativo della femminilità fiorentina contrapposto a Nella, è particolarmente articolato, perché alla profezia si associa la reprimenda secondo uno schema alternato, per cui appunto a questa profezia consegue una reprimenda ai versi 103 e seguenti, a cui consegue di nuovo una profezia, che è quella che si registra ai versi 109 e seguenti, che, se l'antiveder qui non mi inganna, prima fien triste con le guance, che le guance in peli, colui che mo si consola con Nanna. Cioè, la palingenesi morale delle fiorentine è prossima, pur tuttavia allo stato attuale si registra questa discrasia tra l'isolata perfezione di Nella e la condotta moralmente lasciva delle altre fiorentine. Ciò che mi interessa è puntare l'attenzione sulla specifica in Pergamo, cioè dal pulpito, perché suggerisce di guardare all'universo della predicazione tardo-medievale come un referente di quest'ordine di discorsi, è un referente del discorso svolto qui da Forese e Donati. Effettivamente,
Si tratta di un suggerimento particolarmente pregnante, particolarmente interessante, perché il discorso omiletico, l'ampio e complesso discorso dei predicatori in relazione alle donne, si articola su una dicotomia, di nuovo, tra un polo positivo rappresentato da poche donne e la moltitudine delle donne peccaminose. Ciò che in particolare mi interessa è che nella vastità di peccati e di devianze che vengono dai predicatori attribuiti alle donne, vi è anche quella di adescare gli uomini, utilizzando dei belletti, degli orpelli, nonché le loro bellezze, diciamo così, naturali, di cui sono naturalmente dotate, le poppe, il petto di cui parla qui. Forese, e questa devianza è ripresa in particolare perché determina la perdizione dell'uomo, adesca l'uomo conducendolo alla dannazione, facendo, inducendolo a peccare. Si tratta di un tema ampiamente diffuso, registrato che si potrebbe esemplificare con dovizia, ricorrendo al corpus omiletico di Giordano da Pisa, ma che interessa anche altri testi diversi, ancorché affini all'universo della predicazione tardo-medievale. Ed è il caso, ad esempio, di una lauda jacoponica, la Lauda o Femmine, guardate le mortal ferite, in cui proprio questo discorso viene sviluppato con particolare vigore. Se si pensi ai versi 10-11 e seguenti di questa Lauda, che leggo come sintesi di un discorso più ampio di caratura omiletica, dicevo, questa sintesi offerta da Jacopone recita: «Con un pensate femmine, col vostro portamento, quante anime a esto seculo mannate a perdimento». E quindi evidentemente il polo negativo delle donne è anche quello che determina con le proprie attrattive lusinghe, diremmo sessuali, la perdizione dell'uomo. In questo senso le donne si contrappongono chiaramente a Nella, che invece è colei che con le sue devozioni permette a Forese di salvarsi, e la contrapposizione non potrebbe essere più diametrale, ma di per sé sarebbe poco significativa, se non fosse che proprio il discorso, l'ampio articolato discorso omiletico sulla donna trova un altro snodo essenziale contrapposto nella contrapposizione tra questo tipo di donna e invece la donna positiva. Quindi alla donna che perde si contrapposizione, si contrappone la buona donna, che in particolare è sviluppata in una serie di sermones ad status, rivolti alle donne mogli di borghesi, nella fisionomia della buona moglie. In particolare vorrei citare, tra i tanti possibili, un sermone modello indirizzato alle donne mogli di borghesi, composto da Umberto di Roman. Umberto di Roman, che identifica in questo sermone una serie di cose, di caratteristiche che deve avere la buona moglie, e le descrive per antifrasi con alcuni esempi negativi. In particolare, in uno snodo del sermone, Umberto di Roman dice che queste donne, le donne che vogliono essere buone mogli, devono discostarsi dall'esempio di coloro che solent parvum curare de salute prolis, solum carnaliter eam diligentes. Cioè, dunque, dalle donne che non hanno cura del benessere spirituale dei membri della propria famiglia. In questo caso si sta parlando dei figli. Ed è ancora più interessante il prosieguo di questo discorso per due motivi. Il primo, perché Umberto si sposta a parlare dai figli ai mariti. E in secondo luogo, perché ciò che dice Umberto è questo: item licet burgenses solent commendare elemosinam uxoribus suis, et deis in hoc confidere, tamen sunt quaedam, quae dure sunt ad opera misericordiae. Cioè, l'immagine che qui tratteggia Umberto è quella del marito che si affida alla moglie, alle devozioni della moglie, affinché possa compiere le misericordie, gli atti di misericordia e di devozione, in questo caso le elemosine, utili a assicurargli un
un buon esito, diciamolo così, nell'aldilà, questi mariti che vengono traditi dalle mogli, le quali, non curandosi delle questioni spirituali, invece non fanno le elemosine, e dunque il marito ne esce ingannato. Si confidava della moglie alla quale aveva commendato le elemosine, e si trova alla fine con la moglie che non ha compiuto questi atti di misericordia che le erano stati raccomandati. Ora è evidente che Umberto di Romagna introduce questa descrizione come, diciamo, esempio negativo, invitando le mogli dei borghesi a cui è rivolto questo sermone a non conformarsi a questo atteggiamento, e dunque implicitamente suggerisce alle mogli dei borghesi di prendersi cura della salute spirituale del proprio nucleo familiare, in particolare non tradire la fiducia dei mariti che confidano nelle loro opere di misericordia per guadagnarsi una salvezza oltremondana. È evidentemente particolarmente vicino questo ordine di discorso a quello svolto da Forese, che riconduce alle devozioni di Nella. Ricordiamo l'enfasi che Forese pone sul pianto di Nella e su appunto gli atti di devozione, i prieghi devoti e i sospiri di Nella, a cui Forese fa riferimento al verso 88, ed evidentemente tutto ciò crea un'immagine di una donna che si conforma a un insegnamento affine a quello impartito da Umberto di Romanes alle mogli dei borghesi, nell'ambito di un discorso omiletico sulla donna che contrappone a questo polo positivo il polo negativo della donna che invece si abbellisce con orpelli esteriori, inducendo l'uomo in tentazione e quindi perdendolo. Alla donna che manda l'uomo in inferno si contrappone la donna che lo salva, la buona moglie che lo salva. Questo è un discorso particolarmente presente all'omiletica medievale, e dunque non credo che sia un caso che nella profezia di Forese si dica che sarà in Pergamo, cioè dal pulpito, interdetto a queste donne di andare mostrando con le poppe il petto. Evidentemente qui si sta riflettendo un'impalcatura concettuale del discorso sulle donne che è tipica della cultura omiletica tardo medievale. Dopo questo dialogo, dicevamo che Dante risponde finalmente alla prima domanda di Forese, la domanda relativa a un aggiornamento sulla sua condizione, sul suo stato e sull'identità delle anime che lo stanno accompagnando. Il lettore già sa che le anime che lo stanno accompagnando sono quelle di Virgilio e Stazio, ma qui dunque non interessa tanto la risposta a questa domanda, quanto la forma, il modo in cui Dante, personaggio, risponde a questa domanda di Forese, e faccio riferimento ai versi 112 e seguenti fino alla fine del canto. Sono versi in cui Dante, per rispondere pienamente alla domanda di Forese, deve di necessità riassumere il proprio iter oltremondano, e quindi spiega che sta percorrendo l'aldilà, e ha già percorso tutto l'inferno, sta percorrendo il purgatorio, e tale riassunto, che dunque si pone come una sorta di sinopia, diciamo, dell'intero viaggio dantesco, è particolarmente istruttivo e indicativo per tanti motivi. Il primo dei quali è che, in ossequio a un dato di fatto immediatamente evidente, cioè il fatto che nella sua sezione infernale purgatoriale, cioè fino all'Eden, il viaggio di Dante, pur essendo di ispirazione penitenziale, primariamente penitenziale, e quindi si coincida col tentativo di Dante di uscire dalla selva del peccato, è a tutti gli effetti, e Dante lo rimarca a più riprese, un ritorno a Beatrice. Già Virgilio, alla fine del primo canto dell'Inferno, annuncerà che l'avvento di Beatrice, a un certo punto, il quale avvento, che avverrà nel Purgatorio, avviene confidando in una definizione del viaggio di Dante, di nuovo orientata a presentarlo come un viaggio a Beatrice, Beatrice, volgiti a vedere colui che per vederti ha mosso passi tanti. Ecco, questo finale di Purgatorio 23 rientra nella serie di passi che
ricordano al lettore che Dante si sta muovendo verso Beatrice, ma al contempo, ripercorrendo tutto l'iter oltremondano, ricorda al lettore anche ciò che era stato detto a Inferno 2, cioè che Beatrice aveva avuto un ruolo determinante ed essenziale nel favorire questo itinerario, che in ultima analisi è penitenziale, e dunque coincide con la uscita dal peccato da parte di Dante. Ora è evidente che in questo caso Beatrice, esplicitamente menzionata al verso 128, tanto dice di farmi sua compagna, ch'io sarò laddove fia Beatrice. Ecco, questa Beatrice che viene ricordata nella sua funzione salvifica, quindi non solo di meta dell'itinerario dantesco tra inferno e purgatorio, ma anche nella sua funzione di ingranaggio essenziale del motore che ha messo in moto tale iter penitenziale, fa il paio con Nella, e per cui Nella che salva Forese, quindi favorisce il pentimento, l'iter purgatoriale di Forese, così come Beatrice favorisce quello di Dante. Quindi anche sul finale vedete, si crea una sorta di coerenza interna nello svolgimento del canto e di nuovo un accento sulla tematica penitenziale, che viene ulteriormente ripresa e ulteriormente sviluppata anche dalla risposta che Dante dà al secondo interrogativo di Forese, cioè l'identificazione delle due anime. La prima, appunto, Virgilio, espressamente nominata al verso 130, che è presentato come la guida di questo itinerario penitenziale di Dante attraverso inferno e purgatorio, e evidentemente questo crea un parallelismo fortissimo tra l'immagine sviluppata nel canto precedente dello stazio convertito dalla poesia di Virgilio, quindi la cui salvezza è stata determinata dalla poesia virgiliana, e il Dante del finale di questo canto, che appunto si ricorda, sta compiendo questo itinerario penitenziale sotto l'egida di Virgilio. E l'altra, diciamo, anima, che invece è introdotta non per nome ma con una perifrasi particolarmente significativa, che è la perifrasi sull'onda della quale si chiude il canto, eh? Versi 131-133, e quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice lo vostro regno, che da sé lo sgombra. Viene ricordata come l'anima del purgatorio che ha efficacemente concluso il proprio percorso di purificazione penitenziale, che dunque, beh, si può liberare verso il paradiso. Ora è evidente che questa perifrasi contribuisce ulteriormente a rimarcare questa tematica penitenziale, creando quasi una sorta di ricomposizione rispetto all'avvio, così come l'avvio di questo canto si era sintonizzato su questo tema dell'itinerario penitenziale, svolto in riferimento a Dante che si distrae, viene redarguito da Virgilio, in riferimento al positivo itinerario di pellegrinaggio delle anime. Ecco che alla fine si ritorna su queste tematiche, e si ritorna su queste tematiche identificando in Stazio il modello di positivo completamento di questo itinerario di purificazione, e identificando in Dante, così come in Forese, una persona che sta compiendo questo itinerario, entrambi favoriti in ciò dalla donna amata. Nell'un caso la vedovella mia, Nella, che con le sue devozioni aiuta e facilita in maniera sorprendente il progresso di Stazio lungo l'iter purgatoriale, nell'altra è Dante che sta tornando a Beatrice per culminare il proprio percorso di purificazione, un percorso di purificazione che è stato favorito da Beatrice stessa. Dunque, possiamo con ciò tornare al problema che avevo introdotto all'inizio, cioè quello di una riconsiderazione del senso della palinodia operata nei confronti dell'attenzione con Forese in questo canto. Evidentemente il percorso penitenziario di Dante intende purgare un peccato la cui effettiva consistenza è ricondotta da Beatrice medesima nel trentunesimo canto del Purgatorio a una devianza
una serie di atteggiamenti devianti tenuti da Dante negli anni immediatamente successivi la sua morte. Ecco, trovo, e vorrei chiudere su questa suggestione, particolarmente significativo, ecco, che la tenzone con Forese Donati, pur essendo di difficile e incerta datazione, sia tradizionalmente datata agli ultimi anni di vita di Forese e dunque abbia come termine prima del quale deve essere stata composta il 1296, l'anno di morte di Forese Donati, e dunque si collochi probabilmente tra il 1293 e il 1296. Ciò mi sembra estremamente significativo perché grazie a questa cronologia la tenzone con Forese si colloca esattamente nel periodo, ecco, del traviamento dantesco, se ci affidiamo alla ricostruzione cronologica offerta da Beatrice nel trentesimo del Purgatorio, mi faccio riferimento ovviamente ai versi 126 e seguenti. Dicevo dunque che trovare o rimeditare sul fatto che la tenzone si collochi all'interno di questo traviamento offre uno spunto per riconsiderare la necessità di un suo superamento nell'ambito dell'itinerario che Dante personaggio sta compiendo per uscire dalla condizione di peccaminoso traviamento che lo ha condotto nella sella e che, a norma di quanto detto da Beatrice nei canti edenici del Purgatorio, include anche la tenzone con Forese Donati, o comunque traviamento che si colloca cronologicamente negli anni in cui si collocherebbe anche la tenzone con Forese Donati. In quest'ottica la tenzone diventa una delle tante manifestazioni, ecco, di questo traviamento, una delle tante cose che Dante ha fatto mentre si trovava guidato da questo traviamento negli anni successivi, immediatamente successivi alla morte di Beatrice. Ebbene, è quasi naturale che tale tenzone venga superata, ripresa in chiave palinodica e dunque superata nell'ambito dell'itinerario che Dante personaggio intraprende per uscire da tale traviamento, da tale condizione di traviamento, onde purificarsi una volta ricongiuntosi con Beatrice nella foresta dell'Eden. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io sì come far suole chi dietro agli uccellini sua vita perde, lo più che padre mi dicea: figliuole, vienne oramai che il tempo che ne è imposto più utilmente compartir si vuole. Io volsi il viso e il passo non men tosto appresso i savi che parlavan sie che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco piangere e cantar s'udie l'abbia mea domine per modo tal che diletto ed olia parturie. Oh dolce padre, che è quel ti godo? Comincia io, ed egli, ombre che fanno forse di lor dover solvendo il nodo. Sì come i peregrin pensosi fanno giugnendo per cammin gente non nota che si volgono ad essa e non restanno, così diletto a noi piuttosto mota venendo e trapassando ci ammirava d'anime turba tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia e tanto scema che dall'ossa la pelle s'informava. Non credo che così a buccia strema e risitto ne fosse fatto secco per digiunar quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso pensando: ecco la gente che perdei Gerusalemme quando Maria nel figlio diè di becco. Parean l'occhiaie, anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo ben avria quivi conosciuta lemme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse generando brama e quel d'un acqua non sapiendo como? Già era in ammirar che sì li affama per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama. Ed ecco, del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso, poi gridò forte:
Qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese. De non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora, pregava la pelle, né a difetto di carne ch'io abbia. Ma dimmi il ver di te, di chi son quelle due anime che là ti fanno scorta? Non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, mi dà di pianger mo non minor doglia, rispose lui, veggendola si torta. Però mi di, per Dio che sì vi sfoglia, non mi far dir mentr'io mi maraviglio, che mal può dir chi è pien d'altra voglia. Ed egli a me, dell'eterno consiglio, cade virtù nell'acqua e nella pianta, rimasa dietro un Dio sì m'assottiglio. Tutta sta gente che piangendo canta, per seguitar la gola oltre misura, infame in sete, qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per sua verdura. E non pur una volta questo spazio girando si rinfresca nostra pena. Io dico pena e dovria dir sollazzo, che quella voglia agli alberi ci mena, che menò Cristo lieto a dire è lì, quando ne liberò con la sua vena. E io a lui, Forese, da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non son volti fino a qui. Se prima fu la possa in te finita di peccar più che sovvenisse l'ora del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, come se tu quassù venuto ancora, io ti credei a trovarla giù di sotto, dove tempo per tempo si ristora. Ond'egli a me, sì tosto m'ha condotto a ber lo dolce assenso di martiri, l'anella mia con suo pianger dirotto, con suoi prieghi devoti e con sospiri, tratto m'ha della costa ove s'aspetta e liberato m'ha degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia che molto amai, quanto in bene operare è più soletta, che la barbagia di Sardigna assai nelle femmine sue più e pudica che la barbagia dov'io la lasciai. Oh, dolce frate, che vuoi tu che io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto cui non sarà quest'ora molto antica, nel qual sarà in Pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto. Quai barbare formai, quai saracine, cui bisognasse per farle ir coperte o spiritali o altre discipline. Ma se le svergognate fosser certe di quel che il ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte. Che se l'antiveder qui non mi inganna, prima fien triste che le guance in peli colui che mo si consola con nanna. Deh, frate, or fa che più non mi ti cedi, vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove il sol vedi. Perché io a lui, se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi l'altrieri, quando tonda vi si mostrò la suora di colui e il sol mostrai. Costui per la profonda notte menato m'ha di veri morti con questa vera carne che il seconda. Indi m'han tratto su li suoi conforti, salendo e rigirando la montagna, che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna, che io sarò là dove fia Beatrice. Quivi convien che senza lui rimania,
Virgilio è questi che così mi dice, e additalo. E quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni appendice lo vostro regno, che da sé lo sgombra.